Ecco, siamo tornati, sempre il nostro micino sopra il cavallo. E allora, pronti perché è arrivato il momento di parlare della salute dei bassotti, in questo caso in via eccezionale con le nostre dottoresse. Quindi sigla l'angolo della salute. Benvenuti all'angolo della salute. Questa sera cercheremo di sostituire degnamente il dottor Floris, parlando di, rimanendo quindi in tema, di patologia del bassotto. In particolar modo, purtroppo, dell'ernia del disco, non una patologia bella per i bassotti, ma è purtroppo molto molto frequente. Fortunatamente il nostro amico Oliver non è un esemplare in questo caso soggetto. Speriamo. L'ernia del disco purtroppo è una patologia che colpisce molto frequentemente queste razze, essendo delle razze condrodistrofiche. La condrodistrofia è una malattia ereditaria, ma comunque compatibile con la vita, in cui c'è un mancato accrescimento degli arti delle estremità. Infatti, come potete vedere, i bassotti hanno degli arti molto corti rispetto ad una schiena, una colonna vertebrale molto, molto lunga. Questo è stato voluto anche da noi, dalla selezione umana, che ha selezionato appunto queste razze da lavoro per trovare le prede all'interno delle tane. E purtroppo appunto con questa condrodistrofia si ha una degenerazione, diciamo, degli anelli intervertebrali, che sono dei cuscinetti che si trovano tra le vertebre. Questi anelli intervertebrali degenerano, purtroppo degenerano nei nostri soggetti bassotti molto più rapidamente e anche, diciamo, in età molto giovane. Degenerando, protrudono all'interno del canale vertebrale, che è il canale all'interno del quale passa il midollo spinale, facendo sì appunto che si formi questa ernia del disco. Cosa vedono i proprietari? I proprietari notano dolore al tatto, soprattutto a livello della regione toraco-lombare, riluttanza al movimento e purtroppo nei casi più gravi si ha una paralisi, in particolar modo degli arti posteriori. Come dice sempre il nostro dottor Floris a tutti i proprietari di bassotti, un accorgimento sarebbe quello di comprare dei collari di cuoio molto larghi, qui da molto più larghi a livello della zona del collo e più stretti davanti, oppure delle pettorine, diciamo, delle pettorine ad H, dette americane, in quanto stimolano la muscolatura toraco-lombare e quindi limitano questa, l'insorgenza di queste patologie.